non a caso è per questo che il cinema in America in questo periodo zoppica un po'. Ad oggi le produzioni migliori sono tutte dall'Europa, dall'Asia, comunque non sono di Hollywood. Sono proprio pochi film di qualità che vengono fuori da Hollywood. Lui è Gabriele Favreau, giovanissimo regista di 28 anni che ha studiato cinema alla New York Film Academy di Los Angeles e che una volta tornato in Italia ha diretto i suoi primi due film, The Gran Bolero, in concorso ai David di Donatello e disponibile su Prime Video, e Trifole, che uscirà nelle sale il 17 ottobre. Oggi quindi sono andato ad incontrarlo per farmi raccontare delle differenze tra fare cinema in Italia e in America, di come lui approccia la regia e di come è riuscito a fare il suo primo film. Prima di tutto questo, però, Gabriele ha voluto portarmi in alcuni luoghi molto importanti per lui. Il tour è quindi iniziato dal parco, in cui Gabriele, quando era un ragazzino, andava a scrivere le sue primissime idee per dei film. C'era proprio un gioco legato a questo posto, che qua c'è il treno e questo è il mondo normale. Mi ricordo che ero tipo, ok, questa è la mia vita, ok, adesso devo andare nel mondo dei sogni, no? Mi porto proprio nel posto dove andavo e c'era l'erba altissima, quindi andavo con il telo, mi sedevo e letteralmente non mi vedeva nessuno, era proprio un mondo a sé. Qua, a maggio, non so se è ancora così, però mi ricordo che c'era l'erba altissima. Lì da qualche parte prendevo il telo, venivo lì e mi mettevo a scrivere. C'erano le campane che mi dicevano che ore erano, non ero... Seguivo le ore in base a quante volte suonavano le campane. E quando è che hai portato a termine proprio il tuo primissimo progetto, iniziato, finito, portato a termine? Il primissimo è stato quando ero piccolo, ma ovviamente impresentabile. E anche lì avevo obbligato la mia famiglia a rifare il Titanic. Poi ci siamo spostati di location e con un salto mentale siamo passati da quando Gabriele andava alle medie a quando andava al liceo. Andiamo a scuola. Questo era il mio liceo, menziono era soltanto una persona di tutto questo complesso qua che mi ha aiutato tantissimo, che era la mia insegnante dell'audiovisivo multimediale, Natalia Mazzoleni. Io facevo sti montaggi così e prendevo immagini di altri film montati con musiche che mi piacevano, comunque facevo ste robe qua, fighe, cioè tutti mi dicevano molto belle così, e lei è stata la prima persona che mi ha detto bello ma che cazzo vuol dire? C'è sempre stata questa tensione perché lei è molto molto critica, non è la persona che ti dà il complimentino, cioè ti dice solo le cose che non vanno e di lavorare su quelle. Sembra una piccola cosa, però appunto io ero piccolo, non avevo questa formazione mentale, lei me l'ha dato. Poi ovviamente lei ama il cinema, è una delle persone che lo ama più di qualsiasi altra cosa, trasmette questo amore e mi ha fatto vedere un sacco di film che al giorno d'oggi sono dei miei punti di riferimento. Quello secondo me ha formato un po' cioè il piccolo stile che ho adesso è molto basato su quello che lei mi ha fatto vedere in quegli anni lì. Dopo il liceo, Gabriele si è iscritto alla New York Film Academy ed ha passato un totale di 6 anni negli Stati Uniti, per poi tornare in Italia e girare i suoi film. A questo punto dovevo chiedergli assolutamente come mai lui avesse preso questa scelta, se ci sono differenze tra il modo di fare film in Italia e in America, e quale dei due secondo lui sia il migliore. Non c'è un metodo più buono di un altro, sono due metodi di cinema molto diversi. Il metodo europeo, italiano, comunque di fare cinema, è un cinema d'autore. Il metodo americano è un cinema da botteghino. Cioè in America l'attenzione è proprio sul fare, non sulla qualità, e sono molto bravi anche a promuoverli. E si concentrano molto su quello, anche sul set ci sono delle regole da seguire, tutti seguono quello, è molto più preciso il modo di fare cinema là. Appena cerchi di uscire un attimo dalle regole, panico. E questa è una cosa che per me è un piccolo limite. In Italia è molto più alla cacciara, non so come dire, ci si arrangia molto di più. Sul set ci sono le figure, ma non ci sono le regole precise che tutti seguono e c'è un rispetto assoluto della regia, mentre in America è solo uno dei tanti, cioè ognuno ha il suo lavoro. Ecco, in America è molto su, ok, io ho il mio lavoro, tu hai il tuo lavoro, ecco. Qua è tutto su quello che il regista vuole, cioè molto più... punto autoriale, non so come dire, cosa che a me personalmente in questo periodo della mia vita piace di più. Probabilmente anche per questo che sono tornato qua e ne ho fatti due di film qua. Mi sento in qualche modo un pochino più libero di esprimermi e di andare fuori dalle regole, ecco. Quindi hai proprio un senso, cioè un concetto diverso. E poi la cosa che per questo a livello umano io preferisco, in America sono abituati al cinema è parte della loro, è un lavoro come tutti gli altri.
Quindi vai, per esempio, riprendi e c'hai sempre la persona che ti dice: ah, ma i permessi, non fate casino, cioè andate via, basta fare film, cioè sono molto... Invece qua, metti caso, avessimo qua una macchina da presa, per certo so che tutte le persone del quartiere vengono qua e addirittura vogliono aiutarti, dicono: ma vuoi mangiare qualcosa, oppure riprendimi, riprendimi, cioè quello... Per me c'è un senso di meraviglia. C'è un senso di meraviglia, di magia. Vedi che c'è un entusiasmo, c'è una voglia di fare queste cose qua. Guardiamo Trifole, per esempio, la scena iniziale del film. Sono tutte le persone di Somano, di quel paesino. Non abbiamo preso comparse finte. E li vedi, i volti, li vedi che sono quelli. Questa cosa qua a Hollywood non succede. Non succede, non a caso. È per questo che il cinema in America in questo periodo zoppica un po' quello indipendente. Cioè lì ormai c'è solo studio e tutti si lamentano perché fanno sempre tanti film della Marvel, fanno sempre gli stessi prodotti, e perché purtroppo il cinema indipendente fa fatica. Ad oggi le produzioni migliori sono tutte dall'Europa, dall'Asia, comunque non sono di Hollywood, sono proprio pochi film di qualità che vengono fuori da Hollywood. Sentendo le sue parole ho immediatamente capito che il viaggio in America è stato estremamente formativo per Gabriele. E quindi volevo sapere quale fosse l'insegnamento più importante che si sia portato a casa. Prima di continuare però vi chiedo di iscrivervi, non solo per supportare il canale, ma anche per non perdervi le prossime interviste, i vlog a tema cinema e i video di approfondimento. Grazie e andiamo avanti. Allora, se penso a quando vivevo qua, non so come dire, però eri molto più insicuro. Sono cresciuto con questa idea che c'era sempre un modo giusto di fare le cose. E basta, uno solo, però non esistono altri metodi. E io ci credevo un pochino a questa cosa qua. In America non c'è un modo giusto di stare in mezzo alla gente o di fare le cose. Mi sono confrontato con persone del Vietnam o giapponesi, da tutto il mondo arrivano, quindi ognuno ha la sua cultura e i suoi modi di fare le cose giuste. La cosa è che quando li mischi capisci che non c'è, allora non c'è un solo modo per fare le cose, ce ne sono tantissimi e la cosa giusta la scegli tu, cioè dipende da te capire qual è la cosa giusta, però non c'è una sola cosa. Questo è stato il mio più grande apprendimento e quindi ti ha dato un senso di sicurezza assurdo, che sul set, soprattutto sul set, è fondamentale, cioè lì devi stare sicuro. Puoi anche sbagliare, l'importante è che sei nemmeno forte, però sei sicuro delle tue idee. Il primo film di Gabriele è The Gran Bolero, un film drammatico che vede come protagonista una restauratrice d'organi. Gabriele mi ha quindi portato in un luogo simbolo di questo film, per raccontarmi cosa lo abbia ispirato e dove lui trovi gli spunti creativi per i suoi film. Vediamo, vediamo. Sta suonando l'organo. È stato appena restaurato, quindi... L'ispirazione per il primo film in realtà è nata durante la pandemia, quando ho conosciuto un organista, scusa, un restauratore di organi che non aveva casa, era un nomade. È strana come cosa, però visto che l'organo richiede tanta manutenzione, proprio si spostava da chiesa in chiesa, dentro l'organo, lo restaurava di giorno, poi ci dormiva la notte. Quando ho conosciuto quell'organario, appunto, era veramente una persona inusuale, ecco. E lo stesso con i tartufi, ho conosciuto un trifulao che amava così tanto la natura e da quello appunto è nata un po' tutta l'idea di Trifole. Mi piace raccontare, entrare nella vita di persone che hanno, che conducono una vita un po' più interessante della mia, per esempio, e mi piace raccontare quello, ecco, cercando il più possibile di prendere spunto nei dettagli della realtà, ecco, nei dettagli dei personaggi. Ok, a dire la verità, io questa storia la conoscevo già. Infatti questa non è la prima volta che parlo con Gabriele. Anzi, io ero uno dei membri della troupe che ha girato il suo ultimo film, Trifole. Non pensate che abbia avuto un ruolo particolarmente importante. Ero lì a fare delle riprese e delle foto di backstage assieme a Christian. Inoltre io sono stato anche alle sessioni di registrazione della colonna sonora, fatte con una vera orchestra. E anche lì è stata un'esperienza super emozionante. Come ho già detto inizio video, Trifole uscirà in sala in tutta Italia il 17 ottobre e io vi consiglio fortemente di andarlo a vedere, e non solo perché ci ho lavorato io. Io infatti l'ho visto in anteprima e mi è piaciuto moltissimo, quindi vi consiglio di andarlo a vedere in sala, anche perché credo che se si è veramente amanti del cinema,
supportare un film italiano di un regista così giovane sia la cosa giusta da fare. Dopo aver ammirato l'organo della chiesa, Gabriele mi ha portato a Montevecchia, un paesino dove lui passava le estati con gli amici. E qui gli ho chiesto una cosa molto semplice: ma fare dei corti ti aiuta veramente a fare il tuo primo lungometraggio? I corti mi hanno aiutato, ne ho fatti 25. 25? Sì. Sono tantissimi! Tra quelli di scuola e quelli fuori dalla scuola. A livello produttivo, secondo me aiuta molto, perché ti dà credibilità. A livello artistico no. Cioè, la vera differenza tra un corto e un lungo è la durata delle emozioni. Perché in un corto tu devi andare al punto sempre. Quindi non puoi stare su una scena per troppo tempo. Ecco, e quindi io sono stato abituato a tagliare, cioè vai al punto, lascia perdere qualsiasi cosa che non sia pertinente, strettamente necessaria alla storia. Quando ho fatto il primo lungo, la prima cosa che mi sono accorto, questo in realtà nel montaggio, è quando ho fatto un primo cut, e quando l'ho fatto vedere molta gente mi ha detto: ma perché tagli così in fretta? Cioè, stiamo di più su questa scena, io voglio stare con questa emozione per più tempo. E questa è una grandissima differenza tra un lungo e un corto. E tra questi 25 corti ce n'è uno, intitolato 8 o 8 in italiano, con cui Gabriele è stato selezionato alle giornate degli autori del Festival di Venezia. A primo impatto, andare al Festival di Venezia sembra un'occasione importantissima per un giovane filmmaker, ma Gabriele mi ha raccontato qualcosa di un po' diverso. Partiamo da questo. È tutta una questione di credibilità e di costruire pian piano la tua carriera. Ovviamente dire che hai un corto che è stato selezionato a Venezia, a me che non sono nessuno, aiuta. Se vai a fare un pitch e dici: voglio fare questo film, e loro ti chiedono cosa hai fatto, se dici che un tuo corto è andato a Venezia, ovviamente drizzano le orecchie gli investitori, ma questo come in qualsiasi lavoro, ovviamente. Però a livello di esperienza, io mi sono fatto tanti festival. Venezia è stato, penso, quello più grande, però sono stato tipo anche a Austin, che è di buon livello, e quelli lì mi hanno aiutato molto di più. Cioè, i festival grandi tipo Venezia, Cannes, top 5, ad eccezione di Sundance, che è indipendente. Cioè, bisogna mettersi in testa che lì ci vanno i giganti. Quindi vuol dire case di produzione che hanno una struttura oltre al film che gli permette di avere una visibilità esplosiva. Quindi se tu vai a questi festival e non hai questo sistema attorno, diciamo che vieni schiacciato da queste giganti. Mentre se vai in un festival più piccolino, che può essere tipo Austin o Chicago, che hanno una buona reputazione nell'industria, però non hanno solo i giganti, quello ti può aiutare ad avere una visibilità maggiore. Valutate anche questi festival che sì, dici Austin, vabbè, magari lo conosci di meno, però a livello di esposizione ti dà di più. Da questa risposta trasudo il vero motivo per cui io faccio queste interviste, ovvero rubare a chi ha più esperienza di me tutte le informazioni e le esperienze che ha accumulato, così da cercare di prendere le scelte più giuste per la mia carriera cinematografica. E quindi, davanti a un bicchiere di vino, gli ho chiesto come abbia fatto a fare il suo primo lungometraggio. Il primo film è stato fatto con fondi privati, però erano pochi, erano veramente pochi, però avevamo questa energia, questa voglia di fare, soprattutto durante la pandemia dove nessuno faceva niente, che è stato secondo me veramente quello che ha un po' motivato l'unico investitore a mettere i soldi del film. La cosa buffa è che noi abbiamo fatto il pitch su una storia diversa, su una sceneggiatura da 2 milioni. Ok. Lui ha detto: guarda, io sono sincero, voi mi piacete. Non ha parlato della storia, ha detto soltanto: voi mi piacete. Okay. Non me la sento di mettere tutto questo budget qua, io posso arrivare a questa cifra qua. Che è 50.000. Che è 50.000. Okay. Io e il produttore ci siamo parlati e mi ha detto: beh, cosa facciamo? Sappiamo che abbiamo 50.000, scriviamo qualcosa di completamente diverso. E quindi abbiamo pensato alla storia degli organi a canne. Okay. Perché avevamo accesso agli strumenti, le persone. Cioè, perché più che altro hai scritto il film in funzione di quello che avevi. Esatto, esatto. Secondo me è stata la cosa migliore da fare in quel caso lì, perché sennò non sarebbe partito niente. In questa giornata Gabriele mi ha raccontato tantissime cose che mi saranno sicuramente utili per il mio futuro da regista. E quindi a questo punto non mi restava che fargli l'ultima solita domanda. Che cosa consigli a un regista emergente? Ma come faccio a rispondere a queste domande, che sono un bambino ancora? Cioè, cosa consiglio? La cosa più importante per me è che fai. Non aspettare il momento giusto, perché non arriva mai, non esiste. Sto momento giusto non esiste, è come se come la prima volta, non so, cioè non esiste il momento giusto di fare le cose, si fanno e basta. Non puoi aspettare una vita per fare il tuo primo film.
quanti anni hai? Cioè, sei un quarto di secolo. Il tempo è molto poco, ok? Hitchcock ha fatto, penso, più di 100 film, quell'uomo lì. La regia è, cioè, la devi coltivare, non è una cosa che la fai una volta e basta. Devi stare sul set, più ci stai e più cresci. Quindi, prima possibile, vai, fai il tuo primo film, fregatene dalla produzione, punta sempre al massimo, ma se non è Al Pacino, fa niente. Se hai qualcosa dentro che vuoi dire, la gente lo sente, anche se non c'è Al Pacino. Quindi buttati, basta. Questa è l'unica cosa. Di solito con questa domanda l'intervista è conclusa. Ma Gabriele aveva tenuto in serbo un ultimo luogo che voleva farmi vedere. Questo è il paesino dove praticamente sono cresciuto. I miei avevano una casa qua in questo paesino e quindi stiamo passeggiando per le vie del centro. E qua c'è un cinema. Io venivo sempre o qui o in un multisala, che però quello lì fortunatamente regge ancora. Questo qua invece era un cinema indipendente, un po' la Cinema Paradiso. E come si chiamava questo cinema? Cinema Roma. Quello là. C'è ancora l'insegna, aveva un proiettore e una sola sala. E quindi sì, fa un po' dispiacere vederlo un po' chiuso. Penso sia da un anno che hanno iniziato ad appendere questi ricordi. Qua ho visto un sacco di pellicole, appunto, mi ricordo la Grande Bellezza è l'ultimo che ho visto. Però La Sposa Cadavere, quello di Tim Burton. No, erano bei ricordi. Poi tutti nel paese conoscevano questo cinema. Peccato. Non lo smetteremo mai di dire. Bisogna andare al cinema. È l'unico modo che abbiamo per tenere viva quest'arte, per permettere alle sale di non chiudere e magari anche di aggiustare alcune storture che fanno parte di questa industria. Io vi ricordo che dal 17 di ottobre Trifole sarà nelle sale di tutta Italia e vi consiglio caldamente di andarlo a vedere. Fatemi sapere se lo farete qui nei commenti e magari anche, se l'avete già visto, cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video.